È stata convocata una conferenza stampa per fare il punto sulle vicende ancora incerte dell'apertura del Mercatone 1 vicino all'IKEA. Chiediamo piena trasparenza e di rispetto delle norme sull'apertura della nuova sede a Rimini Nord del Mercatone 1. Questa è l'interrogazione del consigliere di Alleanza Nazionale Gioenzo Renzi. Sì, ecco, noi abbiamo voluto fare trasparenza su questa vicenda della prossima apertura del Mercato 1 nella zona del CAR, sulla base di quelle che erano le cosiddette licenze da utilizzare o meno. Ecco. E abbiamo chiesto in Regione la documentazione al riguardo, risulta che le quattro licenze attualmente a disposizione del Mercatone 1 sono tutte utilizzate nella sede di Coriano, quindi non esistono altre licenze dormienti o non utilizzate in base alle quali si può trasferire una superficie utile del Mercatone 1 nella nuova sede del CAR. Chiaramente se non si trasferiscono quelle licenze attualmente a disposizione nella zona di Coriano, non si può procedere a nostro avviso all'apertura, questo sulla base di quella che è stata la risposta della Regione e del Comune di Coriano. E alla luce di questi documenti che noi abbiamo ottenuto, che fanno trasparenza sul fatto che non esistono licenze non utilizzate da parte del Mercatone 1 e che quelle a disposizione del Mercatone 1 sono tutte utilizzate nella zona di Coriano, e visto che il sindaco di Coriano si dice non d'accordo sul trasferimento, ecco, mi sembra a questo punto che sia importante sapere dall'amministrazione di Rimini cosa succede al riguardo, in base a quale licenza è possibile che il Mercatone 1 apra nella zona del CAR di fianco a IKEA, se a sua volta il sindaco di Coriano non è disponibile in sede di conferenza dei servizi a che il trasferimento di licenze lì utilizzate vengano trasferite nel comune di Rimini. Ma che tipo, ecco, noi domani, adesso è fatica a sapere che tipo di risposta ci darà il sindaco o l'assessore. Una cosa è certa, noi vogliamo fare chiarezza definitiva su questo punto interrogativo che rappresenta l'apertura del Mercatone, perché era un'apertura che doveva avvenire il 9 giugno. È passato un mese, l'apertura ancora non avviene, ecco, vorremmo sapere in base a quale licenza è possibile questa apertura e vorremmo che il Comune di Rimini facesse piena trasparenza al riguardo.